A tutti, in questo video voglio dare dei consigli per le seduttrici, consigli per donne che vogliono sedurre, consigli per donne che vogliono conquistare. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale YouTube Massimo Taramasco, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E iscriviti anche agli altri miei canali YouTube. Crescita personale con Massimo Taramasco, felicità, benessere, amore, autostima. In questo modo potrai ottenere dei risultati molto importanti. Allora, vediamo quali sono i consigli per la donna che vuole sedurre, per la donna che vuole conquistare. Allora, ci sono diverse cose, veramente il tema sarebbe veramente un tema, come dire, corposo. Cercherò di fare un riassunto fondamentale. Allora, la prima cosa che deve fare una donna che vuole sedurre, un'aspirante seduttrice, una donna che vuole conquistare gli uomini con i quali entra in contatto, è saper gestire la comunicazione non verbale. Questa è una skills che è fondamentale. Imparare a gestire la comunicazione non verbale è fondamentale. Perché oltre a ciò che si dice, ovviamente a livello verbale, conta molto il non verbale. Nello specifico, per quanto riguarda la seduzione, per quanto riguarda un'aspirante seduttrice, è importante saper gestire il contatto oculare. Noi non ci pensiamo quasi mai al contatto oculare, invece è un qualcosa di molto importante. Il contatto oculare è fondamentale perché grazie al contatto oculare si può trasmettere disponibilità, si può trasmettere interesse, si può trasmettere sicurezza, si possono trasmettere, diciamo, diverse cose. E poi è anche importante il contatto oculare riducendo o aumentando la distanza interpersonale. Quindi imparare a gestire il contatto oculare, guardare negli occhi le persone, soprattutto guardare in questo punto e fare il giro occhi-bocca, diciamo che permette di sincronizzarsi con l'altra persona, quindi un potente strumento di persuasione e di seduzione, soprattutto evitando di sbattere molto le ciglia. Il battito di ciglia, diciamo, la frequenza del battito di ciglia ci dà sostanzialmente il fatto se una persona è coinvolta oppure no. Quindi noi possiamo anche capire o possiamo anche cercare deliberatamente. Ecco, se vogliamo mantenere il distacco del risultato, dobbiamo avere un battito di ciglia più rallentato. Poi sono importanti anche le espressioni del viso. Le espressioni del viso sono le espressioni facciali, le microespressioni. Queste ci dicono se una persona, ad esempio, è coinvolta oppure no. Nell'espressione del viso possiamo trovare, ad esempio, il fatto che la persona, magari, a un certo punto ha questo movimento qui indietro in modo molto rapido, vuol dire che non è coinvolto con noi. Questo movimento qua, arricciamento del naso e chiusura, invece apertura e venire in avanti è un segnale che le cose stanno andando bene. Quindi noi questo possiamo comunicarlo anche deliberatamente, diciamo, no? Quindi ogni segnale può essere espresso in lettura o in scrittura. In lettura vuol dire che io lo leggo quello che sta facendo l'altra persona e lo utilizzo, in scrittura lo emetto deliberatamente. È importante anche la postura che noi abbiamo è fondamentale. Una donna seduttrice deve imparare almeno a fare due cose, a camminare in modo leggermente ancheggiato, facendo strisciare leggermente le caviglie, con le anche che fanno leggermente questo movimento. E poi come rimanere seduti. Ho fatto anche diversi tutorial nei vari Instagram, TikTok, su come una donna può sedersi. Ci sono diverse modalità per rimanere seduti e quindi modalità sensuali seducenti, ma mai volgari. Ecco, perché una donna non deve mai scadere nella volgarità, altrimenti se scade nella volgarità non riuscirà mai a conquistare, non riuscirà mai a sedurre. Poi ci sono altri fatti fondamentali, altre cose fondamentali che possono essere prese in considerazione. Ad esempio, il concetto di gratificazione e penalizzazione. Da un punto di vista logico, una donna deve essere gratificante verso un uomo, cioè diciamo, far sentire la persona, far sentire importante da un punto di vista logico la persona, l'uomo in questo caso,
col quale vuoi entrare in contatto. Questo è fondamentale, perché la parte logica dobbiamo un po' gratificarla, però poi è importante che ci sono anche penalizzazioni, cioè ti faccio sentire importante, ma ad esempio non sono disponibile, non sono tanto disponibile, ogni tanto sì, ogni tanto no. Questa è una, diciamo, grande capacità di sedurre, perché far sentire importante un uomo attiri la sua parte logica, quindi questo puoi farlo attraverso ad esempio alcuni complimenti, diciamo, magari non sulla persona, ma che ne so, che bella cravatta, che bel, che ne so, qualcosa in generale così, ma nel frattempo ti devi, come dire, allontanare. Ecco, quindi queste sono due linee di comunicazione fondamentali, la comunicazione sulla con la sfera logica e la comunicazione con la sfera emotiva. Saperle gestire entrambe, saperle gestire nel modo giusto è veramente fondamentale per conquistare, per sedurre. Ovviamente poi, questo è un altro punto fondamentale che tutte le seduttrici dovrebbero avere, tutte le seduttrici dovrebbero imparare, diciamo così, questa strategia comunicativa e seduttiva, è quella di stabilire una comunicazione intima. Intanto saluto un po' tutte le persone, Cetti 465, un po' tutte le persone che vedo, insomma salutiamo tutti. E quindi è molto importante, diciamo, imparare quindi a stabilire una comunicazione intima. Cioè, cosa vuol dire comunicazione intima? Lo scopo della seduzione fondamentalmente è quello di avvicinarsi all'altra persona. Questo è un po' il concetto fondamentale. Questo non avviene tanto attraverso la comunicazione verbale quanto attraverso la comunicazione non verbale, per cui diciamo gli argomenti di comunicazione devono essere argomenti sensibili per l'altra persona, cioè se tu parli del tempo e parli del, che ne so, della fermentazione della birra, sarai poco seduttiva. Invece l'abilità veramente di entrare in contatto in empatia emotiva, di capire le emozioni dell'altra persona e di spingerlo quindi a fidarsi e a parlarci, diciamo, delle sue emozioni, delle sue problematiche, diciamo, emotive o delle sue, del suo piacere. Ecco, tutto questo è veramente, veramente importante. Direi che fa veramente una buona percentuale, no? Perché catturiamo l'attenzione della parte emotiva, riusciamo a catturare l'attenzione della parte emotiva e ovviamente la nostra parte emotiva o la parte emotiva del nostro interlocutore è quella che si innamora, non è mai diciamo la nostra sfera logico-razionale, è sempre la parte emotiva. Quindi imparare a entrare in contatto con la parte emotiva è veramente il punto fondamentale, e questo non è difficile farlo, basta volersi sintonizzare sull'altra persona. Spesso nella seduzione anche molte donne sbagliano, perché bla 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 bla, bla, bla parlano delle cose che riguardano loro e iniziano a parlarti, che ne so, dello shopping, della borsetta, di cazzi e mazzi. E molti uomini comunque fanno invece la stessa cosa: ah, io so far questo, io so far quello, io ho questo, io ho quello. Ecco, tutto questo, chi si loda si imbroda, è il bacio della morte della seduzione, il canto del cigno della seduzione. Le persone, oppure molte donne che dicono: ah, io sono bella, sono corteggiata. Ma non è che devi dire tu sei bella e sei corteggiata, devi farlo vedere a livello analogico, non dirlo. Tutto quello che dici a livello logico, da quel punto di vista lì, viene squalificato. Da un punto di vista della comunicazione, devi badare soltanto a una cosa, a estrapolare da quella persona emozioni, cercare di capire quali sono le sue emozioni, di farlo parlare di cose che sono emotivamente significative. Ecco, questa è la cosa fondamentale, no? Questa è veramente la cosa fondamentale. Se una persona si apre emotivamente, riesce a coinvolgerlo. Ovviamente nella comunicazione, dicevamo, vale molto anche la parte non verbale. Quindi il contatto fisico, quello che viene chiamato, diciamo, kino escalation, è importante. Deve avvenire casualmente,
però cerca di stabilire un contatto, cerca anche di dare degli stimoli che possono essere stimoli visivi, perché questo è molto importante anche, no? Gli uomini sono visivi e quindi una donna seduttrice, come ho detto in tanti video, deve essere capace di stuzzicare da un punto di vista visivo, ma stuzzicare non vuol dire squalificare se stessa, cioè farsi vedere, come dico io, come il super mignottone da corsa, perché il super mignottone da corsa di fatto non seduce. E molto importante poi ovviamente è la credere in te stessa e credere nelle tue capacità di conquista, credere nelle tue capacità di seduzione, perché se tu per prima non riesci a credere in te stessa, non riesci a credere nelle tue capacità di seduzione, non riesci a credere nelle tue capacità di conquista, non riuscirai ad ottenere assolutamente nulla, perché è soltanto attraverso, diciamo, la capacità di credere in se stessi, nel proprio potere di conquista, potrai conquistare. Il concetto, come dire, si basa proprio sul self-fulfilling prophecy, no? Sulle profezie che si autoavverano. Noi ci facciamo delle profezie quotidianamente e poi inconsapevolmente mettiamo in atto delle strategie volte a, diciamo, a destabilizzare, volte a, diciamo, come dire, a realizzare queste profezie, ma vengono realizzate inconsapevolmente. Ovviamente credere in se stessi vuol dire che è basato su un concetto fondamentale, no? Che è il concetto di autostima, ovvero il giudizio valutativo che una persona esprime da se stesso verso se stesso, cioè come ci autogiudichiamo fondamentalmente. Noi non possiamo non giudicarci, questo è un dato di fatto, no? Quando si dice non bisogna giudicare, però noi spesso siamo, non dobbiamo giudicare gli altri, ma non possiamo fare a meno di giudicare noi stessi. Quindi, il giudizio, siccome sono dei pensieri, devono essere espressi in modo diverso, devono essere espressi in che modo? Devono essere espressi in modo tale da, quando tu vuoi, diciamo, giudicare, tra virgolette, te stesso, se qualcosa non va, non devi mai giudicare te stesso come persona, ma eventualmente un tuo comportamento. Ho sbagliato a fare questo comportamento, ma posso fare quest'altro. Non devo fare questa cosa, ma posso fare quell'altra. Cioè, non devi mai mettere in discussione te stesso come persona e dire sono un coglione, sono un cretino, sono una cretina, guarda come mi faccio trattare, sono una cretina. E allora se tu dici mi invita sempre al parcheggio del cimitero e accetto sempre di andare al parcheggio del cimitero, se tu in prima istanza ti dai della cretina e figurati gli altri cosa ti daranno, no? Quindi la seduttrice invece non è che non sbaglia, però ha la capacità di giudicare non se stessa in quanto persona, ma giudicare i comportamenti. E quindi un comportamento, se non funziona, posso metterne in atto un altro. Ci sono tante modalità. E poi, quindi, in ottica di tutto questo, sviluppare capacità di ascolto è molto importante, ad esempio per, come dicevamo prima, creare un contatto emotivo. Può venire soltanto attraverso l'ascolto. Per sedurre dunque una donna deve mostrare interesse, ad esempio fare molte domande aperte, mai domande chiuse, domande aperte in modo tale che l'altra persona, il maschio in questo caso, possa aprirsi, possa spaziare e possa parlare liberamente, diciamo, di quello che più gli interessa, perché noi esseri umani siamo autoreferenziali, no? Se c'ho mal di denti tenderò a parlare di denti, del mio mal di denti. Noi parliamo di quello che è un nostro, come dire, un turbamento emotivo. Noi, siccome i turbamenti emotivi sono di fatto poi quelli che ci fanno coinvolgere, che ci fanno innamorare, la capacità di ascoltare e di fare domande aperte è veramente molto utile per produrre. Beh, ad esempio una domanda aperta, ad esempio potrebbe essere, ma quali sono i tuoi interessi? È una domanda aperta, lui può essere libero di esprimere quello che vuole, oppure raccontami com'è stata la tua infanzia, no? Ad esempio, un'altra domanda interessante, perché una domanda aperta sull'infanzia, questo tenderà a emettere, diciamo così,
a parlare proprio magari dei turbamenti, delle problematiche vissute a suo tempo. Ecco, quindi questo è tutto, è molto importante, no? Quindi capacità di ascolto e capacità di fare domande aperte è veramente la base, diciamo, per sedurre, per conquistare, per far innamorare di fatto la persona che ti interessa. Ovviamente poi dopo non devi dimostrare subito di essere completamente interessata, perché quando individui, quando conosci qualcuno che ti piace, però di fatto conosci, capisci che ti piace, ma conosci poco di lui e sai ancora poco sulla sua disponibilità, che tipo di persona è, magari non sai se è impegnato, se è sposato, se è fidanzato, se c'ha nella testa una, non sai niente, no? Quindi all'inizio non è che puoi dimostrarti subito coinvolta, subito oddio, ho trovato l'uomo della mia vita, ma anche vale anche per gli uomini, perché gli uomini potrebbero dire ah, ho trovato la donna giusta per me, ho trovato la donna della mia vita, ma questo non ha assolutamente nessun senso, no? Da questo punto di vista. E quindi invece è molto importante capire che noi possiamo fondamentalmente essere più intriganti, essere più seduttivi se prendiamo le giuste distanze. E prendere le giuste distanze vuol dire, prima di coinvolgersi, avere la pazienza, tra virgolette, di capire profondamente chi abbiamo davanti, cioè, e anche per evitare che calino, diciamo, le fettine di prosciutto sugli occhi, perché se tu ti coinvolgi subito dall'inizio ti cadono subito le fettine di prosciutto sugli occhi e non capisci niente. Quindi c'è sempre tempo per coinvolgersi le persone, bisogna interagire, no? Senza lasciarsi prendere, perché spesso è il bisogno che guida, e quindi una vera seduttrice non è bisognosa, non ha questi bisogni che la guidano, il bisogno di essere amata, il bisogno di avere una relazione, altrimenti chissà cosa succede. Perché se hai questi bisogni non riuscirai poi a conquistare assolutamente nessuno. È molto importante, piuttosto che avere dei bisogni, valutare l'altra persona. E per fare questo bisogna essere in grado di star bene da soli, fondamentalmente. Se sei in grado di stare bene da sola, non avrai bisogni. Perché le persone bisognose poi alla fine diventano affamate, no? E nella seduzione vale un aforisma che è fondamentale, che è questo, che chi è affamato muore di fame. Nella seduzione vale questo, chi è affamato, chi ha fame, muore di fame. E quindi bisogna imparare a non essere affamati, soprattutto affamati d'amore, perché morirai di fame, non avrai possibilità di fare niente di buono fondamentalmente nella tua vita. Ecco, queste sono un po' le strategie principali che servono per sedurre, che servono per conquistare, vanno messi in atto mantenendo il giusto distacco del risultato, cioè non aggrapparsi, diciamo, al dire assolutamente a tutti i costi voglio ottenere qualcosa, no, il distacco del risultato, tanto la vita, diciamo, è fatta di esperienze, no? È inutile che dall'inizio vogliamo subito raggiungere degli obiettivi. La fretta da questo punto di vista è cattiva consigliera, per cui ecco, mettete in atto queste strategie e vi saranno veramente molto utili per diventare delle seduttrici, delle donne in grado di conquistare, non soltanto per farsi portare al parcheggio del cimitero dopo il kebab da sporto, ma possono essere veramente delle donne molto seducenti, molto intriganti. Tutto questo credo che sia molto molto positivo. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo di iscriverti ai miei canali YouTube, canale YouTube Massimo Taramasco, canale YouTube Crescita Personale con Massimo Taramasco, Felicità, Benessere, Amore, Autostima, troverai tantissimi video, più di 25.000, quindi su queste tematiche potrai veramente imparare molto. Poi se qualcuno volesse qualcosa di più, ci sono gli abbonamenti, sempre sui canali, ci sono diverse forme di abbonamento a costi diversi, anche molto bassi, che però potrebbero darti quel qualcosa in più che magari ti manca per raggiungere il tuo obiettivo. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!